Nel 2023 ben 4,5 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi a causa delle liste di attesa troppo lunghe. Chi ha potuto permetterselo ha scelto di pagare di tasca propria. L'Istat rivela che la spesa delle famiglie per la sanità privata ha registrato un balzo del più 10%. Ma i cittadini che hanno dovuto desistere dall'effettuare visite, esami e interventi per motivi puramente economici sono la maggioranza, 2,5 milioni di persone, quasi 600.000 in più rispetto all'anno precedente. Nel Lazio i residenti che hanno rinunciato a curarsi sono aumentati di oltre il 7%, il dato più alto a livello nazionale. Un quadro preoccupante portato alla luce dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe. Questo è il campanello d'allarme più importante che abbiamo lanciato col rapporto di quest'anno, è proprio quello sulla rinuncia alle cure. È un fenomeno che in Italia pesa per il 7,6% delle famiglie e nel Lazio, nello specifico, siamo addirittura al 10,5%. Un dato che tra l'altro nel Lazio è in incremento di 3,6 punti rispetto al 2022, quando era al 6,9%. Questo è un po' il campanello d'allarme e la spia di tutti i problemi che ci sono nel Servizio Sanitario Nazionale, che poi si trasformano o nello spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure, ma addirittura arrivare a rinunciare a curarsi, che sappiamo è l'ultima cosa che le famiglie tagliano subito prima del cosiddetto carrello della spesa, quindi proprio del cibo. Lunghi tempi di attesa o visite che vengono proposte a troppo distanti da casa, pensiamo anche alle persone che non hanno un mezzo di trasporto proprio, che sono anziane e non hanno nessuno che le accompagni, quindi andare a 10, 20, 30 chilometri da casa diventa di fatto impossibile. Intanto i medici ospedalieri sono sul piede di guerra. La nuova manovra finanziaria messa a punto dal Consiglio dei Ministri non copre neanche gli aumenti della spesa legati all'inflazione, affermano i rappresentanti dei dottori. Si tratta, come noi abbiamo documentato, di tagli o di mancati aumenti, nel senso pensiamo all'incremento del fabbisogno sanitario nazionale che in alcuni anni è stato inferiore all'inflazione, di fatto non è un taglio, però è cresciuto meno di quello che sono cresciuti i prezzi, quindi il potere d'acquisto in questo caso della sanità pubblica è calato.